Roblox è momentaneamente uno dei giochi più giocati al mondo e questo vuol dire anche trovare tutti i tipi di persone, da quelli più normali a quelli che nascondono dei segreti oscuri. Insomma, persone a cui non dovresti mandare l'amicizia e non dovresti nemmeno incontrare per sbaglio. Iniziamo con la storia del primo player che poi andremo a esplorare per bene. Cercandolo su Roblox, quindi oggi ragazzi, come sempre, mi metto io a rischio, metto a rischio i miei account per scoprire se queste storie di questi giocatori sono vere oppure no. E iniziamo con la storia di questo giocatore che si chiama Ireb Moodle Leak Help. Ok, era molto difficile da leggere. Quindi nel 2016 c'era un giocatore chiamato Atakan 561 che ha ricevuto uno strano messaggio su Roblox. Quando è andato a vedere questo strano messaggio, era da parte di questo utente che abbiamo letto prima, il Nick, dove diceva che aveva bisogno di aiuto. Ok, ovviamente il player si è spaventato e non ci ha fatto molto caso, ma insomma lui non ha risposto e Actacan, cioè il ragazzo che ha ricevuto questo messaggio con scritto help, è andato a controllare questo account, no? E ha visto che aveva dei giochi molto strani, tra cui un gioco chiamato Casa Dolce Casa. Già dall'immagine non mi piace. Quando è entrato ha trovato veramente cose disturbanti, come del sangue a terra, corpi, eccetera, eccetera. Va bene, comunque, ottimo. A quanto pare c'è anche un mostro rosa che appena tu entri nel gioco prova ad ucciderti. E che dice cose veramente inquietanti. Dopo questo, Atakan lascia il gioco e non è entrato mai più per sempre. Qualcuno dice che questo gioco è stato fatto da uno che trollava, ma altri dicono che è stato fatto da una persona che si è tolta, insomma, la vita. Speriamo che non sia questo il caso, state al sicuro. Beh, non sembra una storia felice e questo account esiste ancora. Insomma, se le storie sono vere, questo è l'account di una persona che purtroppo non c'è più. Lo si può notare anche perché comunque non ha nemmeno più l'ultimo accesso e la data di iscrizione di tantissimo tempo fa. Non ha uno dei migliori avatar, questo lo possiamo assolutamente dire. È sempre un account normalissimo, a parte per ovviamente la skin che è molto inquietante, ma la cosa più inquietante è per l'appunto il suo gioco, no? Che addirittura si chiama Content Deleted, perché sicuramente Roblox avrà cancellato il nome del gioco e insomma adesso sarà censurato. Proviamo a entrare per l'appunto in questo gioco e speriamo di non spaventarci troppo. Wow! È un normalissimo gioco di Roblox. Devo dire che questo mi stupisce. Pensavo di trovarmi in quello che diceva la storia. In questo caso c'è qualcosa di strano perché questo gioco ha ricevuto 50.000 visite, quindi non può essere semplicemente un gioco vuoto. C'è un problema. Pensavo che questa fosse una storia inventata. Insomma, ci sono tante persone che per fare visual e quindi stavo andando a provare il gioco di qualcuno che è finta di fare questa cosa. Ma a quanto pare è vero, il gioco è stato cancellato. E vi spiego anche perché. Cioè, Roblox l'ha cancellato perché si è scoperta che la storia era vera. Ho trovato diversi canali che hanno provato a giocare il gioco di questo giocatore. Effettivamente, dentro il gioco, insomma, trovavano qualcosa di diverso. Adesso proviamo a guardare questo video, no? C'è una musica inquietantissima e c'è questo giocatore, questo youtuber che un bel po' di tempo fa stava provando per l'appunto a investigare all'interno di questo gioco, ok? Il gioco è pieno di nebbia, non si vede tantissimo e ci sta dicendo questa persona che sta testando con questo account secondario. Ragazzi, questo gioco è terribile, c'è sangue, c'è il mostro di cui parlavano prima, figure strane. E insomma, sta dicendo il tipo che sta giocando il gioco che questo gioco è stato cancellato perché il creatore ha cominciato a stalkerare Atakan, che è il tizio della storia prima. È bruttissimo, ci sono cose bruttissime dentro questo gioco. E se noi vogliamo provare il gioco come effettivamente lei ci dice ci ha lasciato il link nella descrizione, ci porta allo stesso gioco che abbiamo provato noi, che adesso se lo proviamo è cancellato. Cosa vuol dire questa cosa? Quando Roblox arriva a cancellare un gioco ci sono due motivi. O è perché è troppo violento e potrebbe essere questo il caso, o questa storia in qualche modo era vera e quindi ha deciso di cancellare tutto. Infatti il mondo è vuoto, non credo che devo cercare nemmeno in posti nascosti perché è il mondo base che hanno tutti su Roblox nel proprio profilo. E questa cosa rende ancora più inquietante questa storia, perché non è nemmeno un caso isolato che quella persona è riuscita a giocare il gioco. Altri youtuber l'hanno fatto e provato ben 7 anni fa, nel 2016. Quindi possiamo dire di aver cominciato benissimo, visto che questo giocatore, a quanto pare, non sapremo mai se effettivamente ormai non c'è più. Ma una cosa è certa, Roblox ha deciso di volerlo eliminare.
per sempre. Il prossimo account che stiamo per vedere è ancora più inquietante. È un altro di quei account che nascondono una storia molto strana e troveremo un sacco di misteri in questo gioco che faranno un sacco paura. Sto parlando di Daisy Bell, che è un account che non è nemmeno troppo vecchio rispetto a quelli che sono di solito creati. Però vi dico già che da quando è stato creato non è più online da un bel po' di tempo. E come sempre io faccio la stupidaggine che a questi account mando l'amicizia con i miei secondi account per vedere cosa fanno. All'apparenza sembra una persona normalissima. Guardate, c'ha pure la descrizione. Ah, ciao, mi chiamo Daisy Bell, Roblox è il mio gioco preferito, quindi ci gioco parecchio XD. Spero che ti piaccia il mondo che ho creato per te. Sentiti libero di mandarmi un messaggio. Adoro fare nuove amicizie. Voi non fatelo perché, come potete vedere, ok, è molto carina, ma il suo account già ha qualcosa di strano solo guardando la faccia. Come sempre andiamo anche a controllare il suo account e gli oggetti che ha, perché possiamo vederli tutti. E ha un rosario. Wow, questo non mi piace. Una chiave, delle parole glitchate, altre chiavi, persone addosso. Ok, vediamo in teste. Oddio, ma cos'è questo? Vabbè, come potete vedere ha un sacco di oggetti particolari. Ha degli audio. Oddio, ci sono dei suoi audio. Spazzolatura dei denti. Posso sentirla? No, non posso sentirlo. Meno male, mi avrebbe fatto schifo. Però ha Indecalcomanie, che per chi non lo sapesse sono i disegni che puoi caricare i tuoi disegni delle immagini su Roblox fatti da lei, ok? Che sembrano dei disegni abbastanza normali. Non tutti. Tipo questo che cos'è? Updated RIP 1999-2010. Anna Lidl. Chi è Anna Lidl? Insomma, ci sono dei disegni carini e altri super inquietanti. Ok, ma poi ce ne sono tantissimi. Non ho la bocca. Oh, ok. Wow. Ma quanti ce ne sono? Immagini di Gesù? Ok. Oddio, più vado avanti più diventa... Dante Inferno. Paradise Lot. Più vado avanti più diventa brutto. Globosso Crossroad. Zombie. Ma sono immagini a caso. Scarabocco. La Bibbia. Ma cos'è sta roba? Non finiscono mai. Non finiscono mai, ragazzi. Tutte queste immagini che ha caricato. Questo è un meme. Voglio vedere cosa è questo meme. Questa immagine. Apri una scheda, fammi vedere. Non sono il tuo terapista, non posso aiutarti. Ma non fa ridere. Che meme è, scusami. Oh mio Dio, online. In game. Ok, proviamo ad entrare un attimino nel suo gioco, che dovrebbe essere il mistero di questa persona. Oh mio Dio, cioè, non capisco. Non è mai andato online? E io gioco e va online. Ok, come potete vedere siamo in un mondo carino e coccoloso, che è la casa di Daisy. E fin qua è tutto a posto. Appunto. A quanto pare era tornato online e io me l'ero persa, perché c'erano un sacco di gente che l'ha seguita. E bene, sono quella che le incontra, però male. Comunque, come potete vedere, questo gioco è tutto così carino, coccoloso. E vediamo che c'è Daisy, la tizia che è dell'account un po' ovunque. Dimmi di più su questo posto. Ok, questa è la mia casa, che è perfetta, dove c'è la cucina e altre cose. Io ho detto bello, bello. Praticamente è la casa di questa tizia, che sembra abbastanza felice. E addirittura ci sono delle fan art. Certo, questa è un po' inquietante. Però insomma è un posto felice. C'è una cucina, c'è dietro un, come si chiama, bellissimo giardinetto dove ci sono Daisy ovunque. Questo è un bel cortile, gli dico. Ah, è vero, sì, è proprio bello. Ho fatto un bel lavoro, sì. Hai fatto un buon lavoro, Daisy, molto bello. E insomma è un mondo fatatissimo. E se andiamo anche sopra scopriremo che Daisy, ok, insomma, qua sembra proprio un passaggio segreto. Scusatemi ragazzi, fatemi dare un'occhiata. Lo sapevo che c'era qualcosa. Lo sapevo, come ci vado qua dietro? Oh, ecco. Cosa c'è di sbagliato in me? Perché non riesco a controllare questa cattiva? Sei un mostro, sei un demone, nessuno ti amerà mai. Mi dispiace, non so perché sono così. Perché mi piace questo posto? Mi dispiace molto. Uccidimi. Vedete, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va con questa tizia. Ed è chiaro, anche il fatto che ci sia una croce al contrario, che posso cliccare. Oh mio Dio! Non succede nulla. Oh sì, c'è una chiesa rosa. Ok. Volevo finire di guardare la casa. Perché ogni volta in questi giochi ci sono chiese? Lieto una Hot Junior. Amo. Tutto a posto. Beh, devo dire che è carina come chiesa rosa, eh. Però, che devo fare? La mela? Ho preso una mela. Posso mangiare?
Ed? Niente, ok. È solo un posto inquietante. Come faccio a tornare dove ero prima? Ma perché poi? Oddio, fammi uscire da qui, ritorniamo alla casa. Ecco, come potete vedere già stanno accadendo cose un po' inquietanti. E non finisce qui perché questo gioco ne nasconde tantissime. Oh, rieccoci qui. Stiamo attenti a quello che clicchiamo perché questa casa è tutta strana e quindi ci può teletrasportare da un momento all'altro in posti strani. Questi quadri molto particolari. Cos'è? Perfezione. Vabbè, ah, siamo noi nello specchio? Sì, siamo noi. Però ci sono delle... Scusi, amo, vorrei leggere anch'io. Delle scritte che ho scritto perfezione. Daisy, va bene. Punto interrogativo. Non è stato tutto? Sei ancora tu, giusto? Perfezione, devi essere perfetto, proprio come ha detto. Ah, ragazzi, sto cominciando a pensare che questa ragazza abbia creato un mondo dove lei si sta obbligando ad essere perfetta, carina e gentile. E se lo sto continuando a ripetere. Ok, va bene. Va tutto bene, sto bene, va tutto bene. Non sta bene, ragazzi. Tu sei Daisy. No, io non sono Daisy. Bel gabinetto, Daisy, però, Qua c'è un pianoforte. Ok, posso suonarlo. Wow, sono un artista, ragazzi. Bellissimo. Saliamo su, vediamo cosa mi dice. Guarda com'è bello fuori. Tutto questo è quello che ho sempre voluto. Strano. E questa è la stanza di Daisy, che è un casino. Incredibile, sta giocando a Roblox Titanic. Qua c'è questo che posso cliccare. E c'è una lista. Oh, mamma mia, mi sono spaventata. Pensavo stesse cambiando l'immagine. Daisy ha un super piano epico. Fare più NPC. Rendere tutti super orgogliosi di lei. Essere brava. Essere perfetta. Controllarsi. Rimuovere le emozioni. E se tu fallisci, sopravvivi? Non mi piace il tuo piano, Daisy, te lo posso essere sincera. Abbiamo la sua stanza, che è un casino completo. Gli piacciono i My Little Pony, però. Il diario di Daisy. Vediamo qual è il suo diario. Caro diario, sono Daisy. Ah, poi stiamo leggendo pure il diario di questo player. Assurdo, ragazzi, una cosa. Non mettete mai i vostri diari segreti su Roblox, perché la gente ve li va, insomma, a cercare. Non abbiamo parlato per un po', L'ultima volta che ti ho scritto era nel mondo reale. Ah, ok, lei dice, stava scrivendo, ha un suo diario nella vita reale come tutti voi e l'ha fatto pure su Roblox. La vita è stata grande da allora, ho una cosa enorme ora, ho un sacco di amici e familiari e un gatto, per crederci, avevo ragione, questo è davvero il paradiso, con amore, Daisy. Caro diario, questa è la pagina 2. Oggi ho avuto una giornata divertente. Ho aiutato tutti, sono il miglior dio di sempre. Il miglior dio. Aiuto sempre le persone e sono buona. Sono una brava persona, sono una brava persona, sono una brava persona, sono una brava persona. Daisy è sempre più strana. Ok, va bene. Caro diario, oggi ho avuto... No, aspetta, volevo vedere l'ultima pagina. Scusa, posso rivederla? Non l'ho letta. Volevo spiare i tuoi fatti, Daisy, per favore. No, niente, mi si è buggato tutto. Ok. Oggi, leggi il mio diario? Come dare? No, sto scherzando, sapevo che avresti voluto dire che è proprio lì. Non ho niente da nasconderti. Potresti immaginare se metto un diario in un posto segreto o qualcosa del genere? Questo sarebbe sospetto. Vuoi fidarti di me? Non ti mentirò mai. Ah, mi ha detto che praticamente sa che gli sto leggendo il diario. Giustamente l'ha messo bella vista. E quindi mi ha detto non ti preoccupare, so che l'avresti letto. Ok, cosa posso cliccare? Ragazzi, sicuramente c'è qualcosa che sta nascondendo questo gioco, quindi clicchiamo. Gli piace FNAF, però. Gli piace FNAF. Cosa posso cliccare per lo xilofono? Ok. Oh, posso parlargli? Oh, sei venuto nella mia stanza, benvenuto. La tua casa è davvero grande. Ah, grazie, sì, ci ho lavorato molto. A cosa stai giocando? Sto lavorando al mio gioco. Sto sistemando dei bug. Ok, Daisy, ok. Molto, molto bello. Bene, basta guardare questa casa felice e coccolosa, non credete? Qual è il mistero di questo gioco? Beh, ragazzi, se noi vediamo qui la casa bella, felice di Daisy, se ci buttiamo un attimino giù, è lei? Mi sono spaventata per un secondo. Ok, se ci buttiamo giù, il mondo cambierà completamente. E c'è un'altra mappa. C'è sempre la casa di Daisy, ma non è carina e colorata e felice come prima, ma è tutto grigio e nero. Ora non so perché questo giocatore abbia messo questa cosa, ma sicuramente vuole raccontarci un po' di lei. Ci ha fatto vedere il suo lato felice e penso che adesso vedremo un po' il suo lato triste. O almeno, oddio, pianti. E qua c'è una foto della... ok. Che sembra la stanza di Daisy. Proviamo ad andarci contro, a fare qualcosa. Non possiamo fare... Mi ha teletrasportato! Ragazzi, sono Daisy! Allora, metti un attimo il rumore. Ok, c'è una musica molto inquietante. Sembra una cameretta che non è quella di Daisy. Ci sono qua altri post-it. Almeno Daisy ha una buona vita. Lei può andare dove vuole e fare quello che vuole. Mamma. Qualcuno mi ha detto, vieni qui, Daisy. L'avete sentita la voce? Lei non tornerà. E lei?
Forse potrei creare un gioco che assomiglia alla casa dei miei sogni. Dovrei chiedere idee ai miei amici. Ehi, tu! Sei tu, del passato. Sto scrivendo questa nota per ricordarti di dormire. Non... Vabbè, hai sonno praticamente. Ricerca, che cos'è un gatto? Perché il cielo blu? Questi sono molto importanti. Ragazzi, quello che ti sta dicendo è che lei ha creato un gioco su Roblox. Oddio, ho detto mamma. Ok, ha creato un gioco su Roblox perché si sente triste nella vita reale. E questa parte che ci sta per mostrare è la sua vita reale. C'è una bambola. Oh, oddio, mi sono spaventata. Che mi sono incastrata. Cosa ho detto? C'è un mostro? Voglio capire. Scegli la serratura. Qualcuno mi ha detto vieni qui. Cara Daisy, non sto bene, sono affamata. Mamma mi ha lasciato. Qualcuno mi chiama. Cara mamma, ciao mamma, non sono sicura se la farai, ma ammetto che sto per uscire di casa per un po' di tempo. Penso che, raga, mi hanno abbandonato. Mia mamma mi ha abbandonato e io sono sola a casa. Oddio, non posso nemmeno uscire. Dai, fammi uscire da questo po'. No, no, fa freddo. Oddio, perché? Perché i giocatori di Roblox creano questi giochi per raccontare la loro vita? Fanno assolutamente super paura. Ah, ma mi dispiace. Capisco che hai voluto creare questo gioco perché ti sentivi sola e vuoi raccontare la tua storia e adesso cerchi degli amici. Però sei inquietante, cavolo. Oddio, stiamo camminando nella nebbia e nel gelo. Ho trovato un treno e c'è una figura nera misteriosa. Oh mio Dio. Che si può... Oh, ciao. Oh, che cosa ci fa qui fuori da sola, bambina? Ho sentito qualche rumore fuori e sono uscita. È terribile, mi dispiace, bambina. Sentirai sicuramente freddo? Sì, ho così tanto freddo. Dov'è tua mamma? Non lo so, lei se n'è andata via in vacanza. Senza di te? Perché non mi ha portato con lei? Vabbè, non è importante. Ho così freddo. Lo so, povera creatura. Nessuno frega. A nessuno frega di te. Oddio, sto cominciando a grigliarmi. Qual è l'aspetto? Sarò onesta con te, mia bambina. Ti guardo da un bel po'. Ammiro le tue creazioni. Guardarmi, creazioni. Sì, quei videogiochi che fai sono davvero spettacolari. Hai fatto un bel lavoro. Oddio, non sto parlando più normalmente. Sì, un vero bel lavoro. Sono fiero di te. Daisy? Oddio, sto impazzendo. Guarda, lo sto scrivendo... Sto cominciando a impazzire. Lui mi dice che mi può dare molto di più di un semplice nome. Penso che consigliando di creare il mio proprio mondo. E penso che sia quello rosa che abbiamo visto prima. È un mondo dove nei videogiochi dove tu puoi avere il controllo, avere i tuoi amici, la tua famiglia e tutto quello che vuoi. Ok, quindi in realtà la mia vita fa schifo. Mia mamma mi ha abbandonato e io ho fatto un gioco di Roblox. Io, cioè Daisy, per scappare dalla realtà. O almeno qualcuno me l'ha consigliato. Certo, mangia questo. La mela? La mangio? L'ho fatto. Mi ha disconnesso. Sei stata esposta da questa esterza. Per Dio sa. Dio sa e ha gli occhi sempre aperti. E tu sarai come Dio. E saprai il buono e il cattivo. Mi ha buttato fuori. Oddio.